Buongiorno a tutti ragazzi, sono il Franz, siete su NBA Revival Zone, secondo giorno di Free Agency NBA, ulteriori tantissimi movimenti, tante firme ma anche trade e la news che ovviamente da me era prevista da un paio d'anni ma che si è rivelata finalmente effettiva. Damian Lillard chiede la trade, vuole Miami e quindi non ci resta che parlarne, si parte! Allora ragazzi, ritorniamo al nostro bellissimo foglio su Spotrac. Eravamo rimasti ai primi movimenti dell'1 luglio, Tyrese Haliburton che firma l'estensione al Supermax con Indiana, ma anche Desmond Bane che la firma coi Memphis Grizzlies. Ricordiamo Desmond Bane, una delle ultime pick del suo draft al primo giro e gran pescata a questo punto di Memphis che decide di premiarlo con il contratto massimo che possa offrirgli. Andiamo poi alla conferma di Max Strus. Max Strus aveva già l'accordo con i Cleveland Cavs, 63 milioni per 4 anni, i Miami Heat sono riusciti a fare sign and trade e quindi a guadagnarci qualcosina. La terza squadra coinvolta sono stati i San Antonio Spurs, che si sono sobbarcati i contratti di Cedi Osman e Lamar Stevens. Quindi a San Antonio Osman e Stevens, a Cleveland Max Strus e a Miami invece spazio liberato e qualche pick al secondo giro. I Lakers poi riescono a firmare Jackson Hayes, free agent, lasciato libero dai New Orleans Pelicans, un giocatore che i Lakers non avevano in quanto cambio di Anthony Davis, sia per verticalità sia per le sue capacità di correre sui 28 metri. Jackson Hayes firma per 2 anni a 4,6 milioni, quindi virtualmente il minimo, e insomma ennesima mossa sensata quantomeno di Rob Pelinka, che oltre alle conferme arrivate ieri dovrà gestire ancora D'Angelo Russell e Austin Reeves, ma anche le loro conferme arriveranno poco più tardi. Dennis Smith Jr., reduce da una stagione comunque sufficiente, buona, insomma, agli Charlotte Hornets, firma per un anno con i Brooklyn Nets. Mentre poi dall'Eurolega arrivano gli ultimi due MVP, in sostanza, gli ultimi due giocatori che veramente hanno inciso più di tutti gli altri a livello Eurolega, quindi in Europa. Sasha Vezenkov firma per 3 anni a 20 milioni ai Sacramento Kings, ottimo tiratore, insomma intelligente, sa stare in campo ed è in linea con l'età di tutti gli altri giocatori dei Sacramento Kings, quindi Vezenkov 3 anni ai Kings e Mišić, che già un paio d'anni fa era stato messo sotto contratto o firmato dagli Oklahoma City Thunder, finalmente decide di fare il salto in NBA. 3 anni a 23 milioni e mezzo agli Oklahoma City Thunder, che a questo punto hanno anche esperienza dall'estero di un 2 volte MVP dell'Eurolega, insomma delle finali dell'Eurolega. E insomma, grandi prese secondo me per 2 franchigie che sono molto attente al mercato europeo, in particolar modo i Sacramento Kings con Mike Brown, che personalmente ho visto a Milano ad Eurobasket a osservare Alex Len che rimarrà ai Kings, ora si porta a casa Vezenkov. Ci sono poi tutte le firme dei rookie che io bypasserei, insomma, anche perché insomma sapere che Wembanyama ha finalmente sottoscritto il contratto con gli Spurs, insomma, non credo sia una news inaspettata. Thomas Bryant invece dai Denver Nuggets firma con i Miami Heat. Sarà quindi lui il numero 5 di riserva dietro a Bam Adebayo al posto di Cody Zeller o il fu Dwayne Dedmon che c'era prima. Andiamo avanti perché i Lakers riescono a firmare per 2 anni a 37 milioni, quindi un po' meno rispetto a quello che si era detto all'inizio, D'Angelo Russell, e quindi mantengono la stessa ossatura dello scorso anno con in aggiunta però Torian Prince e Gabe Vincent, oltre a Jackson Hayes. Mercato oculato, per una volta senza andare per forza sulla terza stella, su nomi di alto profilo, per Rob Pelinka e i Lakers e le GM, e quindi bene così, almeno per ora, per i Lakers.
C'è poi rifirma importante, 48 milioni per 2 anni, Brook Lopez rimane con i Milwaukee Bucks, sono tanti soldi per un giocatore che ha 35-36 anni, però è anche vero che dopo una stagione in cui è stato All Defensive First Team, un minimo di riconoscimento anche economico andava dato. 48 milioni di dollari per i prossimi 2 anni, Brook Lopez quindi rimane ai Milwaukee Bucks e non finisce, come si era paventato, agli Houston Rockets. C'è poi la firma di Patrick Beverley per i Philadelphia 76ers, 1 anno a 3,2 milioni circa, il cagnaccio quindi trova ancora squadra, trova squadra nella squadra di PJ Tucker, quindi avremo 2 cagnacci, diciamo un barboncino e un pitbull più o meno per fare un paragone col mondo cagnesco ai Philadelphia 76ers, che a questo punto aspettiamo al varco per quanto riguarda l'eventuale tentativo anche da parte loro di andare su Damian Lillard, perché insomma c'è questo tipo di prospettiva, le squadre sono Miami, Brooklyn e Philadelphia al momento, ora come ora. C'è poi un'altra trade che manda Obi Toppin, lo avevamo preannunciato anche questo, dai New York Knicks agli Indiana Pacers. Obi Toppin andrà a rimpinguare il reparto ali, diciamo ali più alla grande che alla piccola, degli Indiana Pacers, in una squadra orchestrata da Haliburton, in cui Toppin, Mathurin, Walker sono veramente 3 prototipi fatti veramente appare apposta per una squadra guidata da Haliburton. Quindi insomma vedremo un po' il futuro anche degli Indiana Pacers, che si stanno muovendo per cercare di creare qualcosa per il futuro. C'è poi finally la rifirma di Austin Reeves ai Los Angeles Lakers. Nessuna squadra con cap space ha fatto un'offerta al buon Austin Reeves, che quindi rimane ai Los Angeles Lakers a cifre decisamente accettabili. 4 anni, 56 milioni, circa 13 milioni a stagione. È una grande rifirma questa per i Los Angeles Lakers, che hanno intenzione di far gestire molto di più la palla a Austin Reeves nella prossima stagione rispetto a quanto la può avere in mano, insomma, LeBron in qualità di playmaker. C'è poi l'estensione al Supermax anche di LaMelo Ball. LaMelo Ball andrà a guadagnare 205-206 milioni per i prossimi 5 anni in quel di Charlotte, e insomma, vista l'estensione di Haliburton, quella di Desmond Bane, sono tanti soldi, ragazzi, sono tantissimi soldi, però se vuoi in qualche modo costruire su LaMelo Ball, e l'hai dimostrato dal momento che non hai scelto Scoot Henderson, poi in qualche modo lo devi pagare, non c'è niente da fare. Ci sono poi un paio di movimenti per me interessanti degli Atlanta Hawks, che prendono dagli Houston Rockets Ty Washington, playmaker scelto l'anno scorso, e Usman Garuba, che ricordiamocelo, è stato campione d'Europa con la Spagna, giocando un ruolo chiave come boa offensiva, un po' alla Sabonis Sacramento Kings. Vediamo se ad Atlanta riuscirà a ricavarsi lo spazio che tutto sommato merita e che a Houston era occupato da Alperen Sengun, un altro giocatore di quel tipo e magari con istinti per la pallacanestro un pelino migliori rispetto a Garuba. Io non lo butterei via, Usman Garuba è giovane, può crescere ancora, e insomma Atlanta alla fine lo prende dagli Houston Rockets semplicemente perché gli Houston Rockets, lo sappiamo, hanno firmato Van Vliet e stanno per firmare un altro contrattone. Il contratto di Van Vliet, così ci torniamo, è un 2+1, il terzo anno è una team option, quindi decideranno gli Houston Rockets se confermare anche il terzo anno oppure no, quando sarà ora. C'è poi la rifirma di Jay Crowder, che rimane ai Milwaukee Bucks anche per la prossima stagione. Damian Jones viene tradato dagli Utah Jazz a Cleveland, potrebbe andare a fare, diciamo, il vice Jarrett Allen, centro atletico che ha sempre comunque trovato poco spazio ovunque sia andato, quindi motivo ci sarà. Dwight Powell rimane altri 3 anni a 4 milioni a stagione, 12 totali, ai Dallas Mavs.
Mo Wagner, il fratello di Franz, rimane per altri 2 anni a 16 milioni agli Orlando Magic, gli Orlando Magic che quindi esauriscono il cap space rinnovando Mo Wagner esattamente alle cifre precise per coprire quel cap space. Ci sono poi altri rookie, andiamo su, un'altra firma, diciamo, firmetta è Ty Jerome, che era ai Golden State Warriors l'anno scorso, firma per 2 anni a 4 milioni e 6 con i Cleveland Cavs, va in sostanza a, diciamo, occupare il posto che è stato di Raul Neto questa stagione. Non mi aspetto grandi minuti per Ty Jerome. C'è il taglio di Eugene Omorui, anche questo annunciato per i Detroit Pistons, che liberano lo spazio necessario per essere messi un po' meglio, comunque avere flessibilità salariale. E poi ci sono altre due firme degli Houston Rockets. Quella importante è quella di Dillon Brooks, 4 anni a 80 milioni, stesso contratto di Jakob Poeltl, 20 milioni a stagione, secondo quintetto difensivo l'anno scorso, con tutti i limiti di questo mondo da un punto di vista di scelte proprio di immagine, non so neanche come definirle, di scelte. Però è un cagnaccio, è un giocatore che all'interno di un sistema può fare il suo, un buon difensore, per cui insomma uno che non ha paura di prendersi responsabilità anche se non dovrebbe. Quindi Dillon Brooks andrà a fare l'ala piccola, probabilmente titolare a questo punto, degli Houston Rockets per le prossime 4 stagioni. Dettagli sul contratto ancora non ne ho. Presumo io sia un 3 più 1, però insomma aspettiamo. Agli Houston Rockets arriva anche Jock Landale, 32 milioni, 4 anni. Jock Landale che era in realtà restricted con i Phoenix Suns che però hanno deciso di andare su Drew Eubanks in uscita da Portland, e quindi Landale a questo punto andrà a giocare agli Houston Rockets e anche qui andrà a fare il panchinaro vice Shengun, insomma adesso staremo a vedere. Ci sono poi altre firme di rookie e poi c'è la firma di Russell Westbrook. Russell Westbrook rimarrà quindi per i prossimi 2 anni ai Los Angeles Clippers, con un contratto però decisamente ridimensionato rispetto a quelle che erano le abitudini passate del buon Westbrook. Uno dei migliori 75 giocatori all time si accontenta, anche perché, ripeto, nessun altro gli avrebbe offerto un contratto, 2 anni a meno di 8 milioni coi Los Angeles Clippers. Los Angeles Clippers che sono alla finestra anche per James Harden, per cui aspettiamo di capire che cosa succederà ramo James Harden e poi capiremo i Clippers che cosa vorranno fare. 2 anni si allinea quindi, diciamo, alla timeline massima di Kawhi e Paul George, staremo a vedere. Ci sono poi altre firme di rookie, presa dei Toronto Raptors, Jalen McDaniels, 2 anni a 9 milioni e 2, in uscita Minnesota mi pare, e quindi insomma Toronto continua ad andare su quello specimen di giocatore, cioè giocatore alto, braccia lunghe, buona mobilità e che sa fare più o meno un po' tutto. C'è poi la trade ai Clippers di Kenyon Martin Jr., per cui insomma Kenyon Martin Jr., che avevamo detto aveva appena ricevuto la team option dagli Houston Rockets, viene poi impacchettato e ceduto ai Clippers. Dillon Brooks comunque arriva tramite sign and trade con Memphis, e poi arriva ovviamente anche la firma di Donte DiVincenzo coi New York Knicks, firma anche questa annunciata, 4 anni a 50 milioni, finalmente Donte DiVincenzo riesce ad avere un contratto di lunga gittata, anche remunerativo, in una squadra in cui può fare playmaking, può fare il tiratore, e comunque è un giocatore che si smazza sempre e che insomma è molto intelligente in campo. Già campione NBA con Milwaukee Bucks, tra l'altro, senza giocare perché si era fatto male, però insomma, secondo me altra firma, insomma, pensata dei New York Knicks, che passetto dopo passetto continuano a crescere un pochettino. C'è poi la firma di Alex Len per un altro anno con i Sacramento Kings, il ritorno di Dante Exum in NBA ai Dallas Mavs dopo la rissa tra Partizan e Real Madrid
in quel dell'Eurolega, Dante Exum torna a giocare dopo essersi fratturato di qua, perso un dente, rotto una vertebra, eccetera, eccetera. Torna in NBA ai Dallas Mavs a fare probabilmente il vice Doncic, o comunque il backup Doncic Irving. Perry Mills nella trade che ha coinvolto, mi pare, Dillon Brooks, finisce anche lui agli Houston Rockets. E questo lo salto perché insomma, e Jeff Green, signori, Jeff Green, altro veterano, appena laureatosi campione con i Denver Nuggets, va anche lui agli Houston Rockets. Quindi Rockets che hanno preso tre veterani: Van Vliet, Perry Mills, Jeff Green, un semi veterano, un giocatore comunque pronto come Dillon Brooks, e poi tutta quella serie di giovani, più Jock Landale, tutta quella serie di giovani pronti da far crescere. A questo punto Denver non ha più panchina, signori. È rimasto Christian Brown e le scelte di quest'anno non hanno firmato nessuno. Denver qualcosina dovrà fare da qui all'inizio della stagione per quantomeno allungare la panchina, a meno che non si fidi di quelli che ha appena draftato. C'è la firma di Orlando Robinson, la rifirma con i Miami Heat, ma soprattutto, Sandro Mamukelashvili rimane ai San Antonio Spurs. E signori, Sandro Wemby, coppia del futuro in quel di San Antonio. Ragazzi, sempre più tifoso del mio Sandro, che deve essere anche il vostro però, perché Sandro è di tutti noi. Hai detto Sandro? In campana.